Allora, quest'anno, non potendo tornare in Italia per Natale, ho deciso di passare il Natale in modo un po' diverso, a parte guardando la Coppa dell'Imperatore delle squadre giapponesi, tipo la nostra Coppa Italia. Fanno comunque tutti cacare, ma a giocare a pallone. Ma vi faccio vedere questo posto qua. Allora, che è importante sta cosa, perché in Giappone, e forse nel mondo, questo è l'unico albergo con bagno termale in camera che ha questo dispositivo automatico con remote control. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. Facendo il video il cellulare. Vedete, te apri e appare l'oceano, ma non solo. Puoi decidere di togliere di mezzo anche il tetto. Buah, velocissimo tra l'altro il tetto. Qui attenzione a fili che non vanno toccati, se no si muore. Però ottimo, ottimo, bellissimo. Proprietaria giapponese con staff indonesiano che gliel'ha fatto, gliel'hanno fatto proprio gli indonesiani tutto sto marchingegno perché i giapponesi non glielo volevano fare. Non lo so. Insomma, vedete, questo albergo che è particolare perché è un albergo con le onsen, però è moderno. Vedete, qui i mobili se li è fatti portare dall'Italia, se li è fatti mandare dall'Italia. Moderno stile lavotel, perché qui ci sono anche delle cose puramente da lavotel, cioè te entri in camera e la prima cosa che c'è questa... questa doccia con idromassaggio, e tra l'altro lei ci ha detto ci sono talmente tanti bottoni che nemmeno io non so come si fa a usarla. Vedete, questo, cioè, uno entra e subito c'è un puttanone pronto a farsi la doccia, e poi qua c'è, vabbè, la stanza con coletti, ovviamente, con la televisione moderna, un po' minimal, è un po' minimal, però elegante, vero? Minimal, elegante fashion. Però in più cosa c'è? C'è il rotenburo come negli alberghi belli normali e anche la cena a base di sashimi, eccetera, che si farà dopo. Quindi comunque questo albergo lo trovate tranquillamente su internet, anche in agenzia, in qualsiasi agenzia. Siamo a Wakayama, a sud di Osaka. Questo è l'Oceano Pacifico, tanto per intenderci. Shirahama in particolare Tsubaki Onsen si chiama. Ecco là, là c'è la spiaggetta, beh, pescatori, perché qui ci sono gli scogli, cosa vuoi notare? Qui è famoso soprattutto per la pesca, non è che ci vengano a fare... E scuba diving, ma non ci vengono tanto a nuotare, a fare il bagno. E ora lo ritiro su perché comunque è inverno ed è meglio se si sta senza. Vedete, buis, qui c'è il divanetto anche, ovviamente, la sera, se tu fai che tu vuoi. Ma insomma, sì, un incrocio fra un lavotel e un albergo elegante, però fashion, minimal fashion. No, e non l'ho fatto col mio. Come? No, no, ho finito, ho finito. No, l'ho fatto.